sportivi di Tele 1, ben ritrovati. Giacomo Ciccioletti con voi, Chris Recalcati. Chris, c'è qualcosa che non mi torna. Perché? Che è quella cintura? Dov'è la cintura? Cerchi tu, World Title. Esattamente, Giacomo, perché non hai sentito bene allora. Vince McMahon ha messo in palio addirittura il titolo di tartufone. Ma stiamo scherzando? Ha messo in palio il titolo di campione del mondo della ECW. Tartufone non può far niente, questo può far tutto. Ma sapete che ha vinto l'Elimination Chamber contro addirittura Big Show. Faceva dove parte va? Anche Big dove Show va? Che fa? E vale tutto, Giacomo, per lui. Per Tartufone invece no. È questa regola un po' particolare, attenzione, attenzione. Sì, ho capito, ma gli arbitri se, cioè no. E no, in un no holds barred vale tutto, l'arbitro può solo contare lo schieramento. Ho capito, ma tu lo puoi dire faccio io il match anche se sei il capo di tutto. Oh! Giacomo, succede. E poi attenzione, perché lui dovrà anche autoproclamarsi nonostante Schimmel abbia già detto tutto. The ball is in my court. And because of that fact, and the fact that I am the future of sports entertainment tonight. Allora dice sempre quello, Giacomo. We'll see. Ecco. Nuovo campione. L'ultima volta che l'aveva detto, l'aveva detto che sarà il nuovo campione. Vedrete il nuovo campione. E ti ricordi contro Batista? Ha preso gli schiaffi. Oggi ha detto che Mr. Kennedy, lo sentite, però è interrotto da una musica. Da una musica. Perché gli hanno detto, era già sul taxi, stava già andando all'aeroporto, gli ha detto senti c'è la pratica qua, vieni. Esatto. Lashley, tartufone, in un ritorno vero a SmackDown. Eccolo qua, ricordiamo ha vinto il titolo a ECW December to Dismember, Elimination Chamber. Era campione Big Show, ma lui è stato molto bravo ed ha vinto il titolo della ECW. Eccolo qua, Bobby Lashley. Guarda, Mr. Kennedy, Kennedy, vieni, 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 vieni. Kennedy, sei con quei deltoidi, mamma mia, di cui paga regolarmente l'ICI, ecco. Tartufone, sai quante legne piglia adesso? Eccolo là, pronto, consegna la vale cintura. Vale per il titolo, però c'è da dire una cosa, okay. Che se dovesse vincere il titolo a ECW, Ken Kennedy ce lo togliamo dai, no? E può essere, Giacomo, sì, sì. Quindi tu da questa ma parte potresti solo che ma adesso mi sei messo delle di fare che no 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 ho no detto, no tutti i fichelli no no ho detto questo ma dillo Giacomo apertamente ho dillo detto ai nostri telespettatori dei piccioni è quello che mi sta più simpatico quindi ti fichelli però ha dei momenti di megalomania sì che non so poi che tifo Kennedy tifi Mr. Kennedy non Kennedy tifi Mr. Kennedy va bene dai aia guarda è scorretto tartufone vai tu tartufone vai centro del ring, auto kick da parte di Mr. Kennedy, poi ancora un pugno lì sulla faccia di Bobby Lashley, lanciato all'angolo. No. No. Però il calcio è a terra, Tartufone sta soffrendo, questo è inizio. Tartufone, ricordi che sei più grosso di lui. Ok, un'altra volta, bene, rovescio due mani, perfetto. Ancora, piglia il coppino. Eh sì, e attenzione perché, e lui non può Giacomo, hai visto? Perché sono le regole, lui non può essere scorretto. No, certo. Sì, 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 lui sì può soltanto perdere. Eccolo, e queste sono le regole di Vince McMahon. Certo. Assolutamente, lui può schienare in maniera pulita. Tanto è lanciato. E braccio teso, ok. Sì, turnbuckle, ancora. E dove vai, vuoi cambiare? Ma stai scherzando? Bravissimo, bravissimo. Ok, lo solleva. È già finito? Lo prende. Power slam. Vai. La volée, devi farla volée. No! Aia, low blow! E naturalmente, vedi, l'arbitro dice, non posso dire nulla, vale. Quindi, e poi va lui nell'angolo. E questa volta viene colpito. Questa volta viene preso. Attenzione. 1-2, no. No. Niente da fare, niente da fare. Riesce a liberarsi ancora una volta. L'impero della scorrettezza. Ricordiamo cosa ha promesso Vince McMahon. Gli ha detto, vai, lotterai per il titolo. Però sappi che hai tutto la tua parte. Esattamente. A quest'uomo, a questo megalomane, ce lo godiamo. I hail from Green Bay, Wisconsin, Mr. Kennedy. Kennedy.
Ancora Mr. Kennedy su Tartufone. Dov'è Tartufone? È lì fuori dal ring, caro Giacomo, colpito da Mr. Kennedy. Va a contare l'arbitro. No, non esiste. No, 4. Attenzione, perché può vincere, anzi può perdere la cintura Tartufone della ECW. Ancora. E no, è riuscito in qualche maniera. Okay. Di torno Kennedy, bravo. Avanza. Avanza. Aia. Eh sì, un dropkick basso da parte di Kennedy. Guarda, va a colpire la schiena ancora una volta di Real Deal. Incredibile. Poi cosa fa? No, non puoi strozzarlo! @mediaset.it. Le vostre mail. Intanto ricordiamo che è ripartito il concorso del Best dell'anno. Chi è primo? Giacomo, sembra farlo apposta, ma primo c'è The Undertaker, caro. Caro il mio Giacomo. Secondo Battista, Rocky. Secondo Battista, terzo Kane. No, terzo Rocky. Kane. Tutta Rocky. Ma Kane. Kane il fratellino. Settimana prossima, ricordate questo nome, Kane. Esattamente. E immaginatevelo. Lui è il fratello di Undertaker, che ha una faida con Batista. Quindi magari vorrebbe intervenire. Per la proprietà transitiva. Esattamente. Esatto, però attenzione che quello è a cavalcione. Messo all'angolo. Ok. Gomitata. Ancora. E attenzione, perché Kennedy traballa, lo va ancora a sollevare, pronto la running power slam. Niente da fare, si libera ancora una volta, scorretto, va sul ginocchio a terra. E attenzione, Mr. Kennedy ora si guarda in giro, vuole forse prendere un oggetto. Cosa prende? Dove va? Va a pigliare la sedia. Sedia. E intanto vale tutto. Per lui. E intanto vale tutto. Per lui vale tutto, per l'altro deve stare alle regole. E poi? Esattamente, attenzione, ma che si solleva! Preso in pieno. Aia, non vorrei, Giacomo, che fosse finito il match. Rialzati Bobby. Ho capito, no, ma ci uno sarà. No, due, Giacomo, tre. No, bravo, colpo bravo. Di ma ci sarà un gran jury dove si può appellare. Sì, è Vince McMahon il gran jury. Quindi, ti dico di sì. No. Attenzione, Giacomo, ci prepariamo. Incredibile quello che ha fatto sulla sedia. E io sai che faccio? Chiamo Antonio Marziale del Kodakons e gli dico: oh bello! Giusto, bravo. E questo non è giusto. Vuoi il numero? Ce l'ho. Bravo. Vai. Scusa. Ora, ancora attenzione. Ancora con la sedia. Tartufone. Aia! Ma basta! Si alza Giacomo, però guardalo lì. Aia! Non ha paura di niente, è più forte di tutto e tutti. Si rialza in piedi. Vai, Real Deal. Vai, bello. Sì. Ok, fermato. E adesso come la mettiamo? Punto di domanda. No, dico quell'orecchio, come la mettiamo dentro la sedia? Non può. Lui non può. Lui non può. A questo punto dai una ramazza. Esatto. E guarda, viene anche scagliato fuori dal ring. Ma si rialza Giacomo. Quello strozza, tira le con tutto. Quello non può. Non può. Attenzione, serie di close line. Ma c'è Tartufone alla grande, sollevato. Ken Kennedy. Ok, braccio teso. A terra, ancora. Ribaltalo. Perfetto, là su in cima. Sì, fatti cadere indietro. Sì, che ti vogliamo così. Niente da fare, si libera ancora, Giacomo. Si libera, schema colpo. In power slam in arrivo, ci siamo, guarda ci che meraviglia, ci siamo, che bellezza. Conta tu 1, 2 e 3 contro le ingiustizie, contro tutto e tutti, contro Vince McMahon, il potere, il male, la forza, è Robin Hood della WWE. Oh, e diciamolo, intanto i campioni si danno Robin Hood. Ecco, brava, vediamo più avanti. Brava. No, quella lì che è quella lì quadrata, l'abbiamo vista tutti. Brava. Brava, complimenti. Brava te, brava mamma. Brava tutti. Meno brava sua mamma. Un po' meno. Attenzione. Ecco qua Tartufone. Sì. Cartelli per Umaga anche però, attenzione. Ma che cartelli per Umaga. È stato scelto. E vedremo come continuerà questa grande lotta. Donald Trump ha scelto Tartufone. Vince McMahon ha scelto Umaga. Chi vincerà? Ecco. Andiamo a rivedere tanto quello che è successo. Giacomo, guarda qua. Sediata, perché no holds barred valeva per Mr. Kennedy, naturalmente non per Tartufone, che guarda qua è stato figura in me. Ok. Sì.
E poi, a questo punto, running power slam. 1, 2, 3. Tishaka. 1, 2, 3. Vai bello. Vai bello. Sì, tartufone. Quando si mi contenti per te. Bravo. Bravo. Settimana prossima. Una grossissima sorpresa. Chris Recalcati, Giacomo Ciccio Valenti. Ciao, voglio!